Rendere gli allevamenti delle pecore lamone alpagota, specie autoctone del bellunese, più competitivi, aprire di più la nicchia di mercato delle materie prime e derivate, rendendole tracciabili, e al contempo garantire la sopravvivenza attraverso la condivisione e l'incrocio informatizzato dei dati genealogici. Il progetto Sheep All Chain, inserito nella misura 16 per la cooperazione del PSR Veneto 2014-20, finanziato dal GAL Prealpi Dolomiti e con il Centro Consorzi Capofila, è arrivato al termine. Nel percorso di studi il progetto è stato sostenuto dall'Università di Padova, dalle associazioni FEA della Monne, degli allevatori della pecora di razza, della cooperativa Fardima, dell'Istituto Agrario di Vellaie e del Comune di Lamon. A percorso terminato, il bilancio ha portato a qualche considerazione anche attorno ad alcune criticità. Problema lana. In 2 anni sono falliti 2 lavaggi. È un problema grosso perché la lana viene ritenuta come un rifiuto speciale, per cui deve essere anche smaltita. Bisogna lavorare tutte quante le razze insieme, dico io, delle Alpi, per rimettere in piedi un lavaggio, anche piccolo, però che vada a fare questo servizio ai vari greggi e varie associazioni. Secondo problema è il lupo. In 3 anni e mezzo ha depredato precisamente 398 pecore. È un problema molto grosso perché da 3.000 pecore siamo passati a 2.600 pecore. Abbiamo meno turismo, le pecore non possono più pascolare, i terreni rimangono incolti. Bisogna salvaguardare sì la biodiversità, ma c'è da salvaguardare la biodiversità della pecora che è presente in alpago da 1.200 anni e il lupo che è arrivato da 3 anni e mezzo. Non sono mancate, certo, anche le osservazioni rispetto alle opportunità di sviluppo. Abbiamo evidenziato che gli allevamenti di razze locali di pecora, lamone e alpagota gestiscono tante piccole particelle di territorio nelle aree più marginali. Questa funzione è particolarmente importante dal punto di vista dei servizi ecosistemici, perché tramite il mantenimento di queste aree aperte, chi alleva queste razze contribuisce a mantenere il paesaggio così come lo conosciamo, tutela una biodiversità che si è creata nel corso dei secoli grazie alla tradizione delle attività silvopastorali e in più aiuta a prevenire i rischi.